utilizzerò questi due filati. Naturalmente voi potete utilizzare qualsiasi filati. Il fiocco normale senza rame, vedete? Uncinetto 2,5 o 3,5, 50 grammi, 125 metri. Ok? Si può utilizzare per fare qualsiasi cosa. In questo qui ho anche utilizzato per fare una maglia. Ok? E poi ho utilizzato questo lamè qua, ne ho poco perché è quello che mi è rimasto nella maglia che ho fatto. Per cui utilizzerò questo, diciamo, un bianco sporco lamè e questo qui, ok? Con l'uncinetto le tre utilizzo. Adesso iniziamo. Ok, adesso iniziamo con 8 catenelle, scusate, 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? 9 catenelle. Adesso iniziamo a fare una catenella, ok? Salto la catenella che ho fatto e vado nella successiva, entro e faccio una maglia bassa. Adesso nella successiva faccio una mezza magliata, nella catenella, vedete, successiva, una mezza magliata, ok? Nella catenella successiva faccio una maglietta. Nella catenella successiva faccio due magliette nella stessa catenella, per cui uno, rientro nella stessa catenella, faccio la seconda maglietta. Due. Ok? Adesso nella catenella successiva andiamo a lavorare una doppia maglietta. Catenella successiva, ok? Esco la 2. E adesso, come inizio sempre quando facciamo le doppie e la tripla, la prima che lavoriamo sempre la doppia magliata, esco da 2 e poi esco da 3, solo all'inizio, ok? Poi nella successiva vado a fare due doppie magliette, per cui vado nella successiva faccio una doppia magliata, esco da 2 adesso e qua esco da 2, normalmente, vedete? Di nuovo rientro nello stesso punto e faccio la seconda doppia magliata, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Ok? Così. Adesso andiamo a fare la tripla magliata. Tre volte filo su uncinetto, vado nella catenella successiva e faccio una tripla magliata. Esco da 2 e qua esco da 3, ok? Tutte e 3. E questa è una tripla magliata. Adesso di nuovo nella catenella successiva faccio due triple magliette nello stesso punto, per cui esco da 2, esco da 2. Esco la 2, vedete qua esco la 2. Solo quando iniziamo la doppia, l'inizio facciamo così e la tripla facciamo come vi ho fatto vedere, come inizio, ok? Adesso andiamo a fare di nuovo la tripla magliata sempre nello stesso punto, ok? Perché non devono essere due allo stesso punto. Esco la 2, esco la 2, esco la 2, esco la 2, ok? Adesso vado a fare la tripla magliata nell'ultima catenella. Così, esco la 2, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Vedete? Questo è il nostro lavoro. Adesso una catenella e giriamo il lavoro. Giro il lavoro, vado nella prima maglia bassa e lavoro la maglia bassa. Scusate, nella prima maglia lavoro una maglia bassa. Adesso vado a lavorare totale 12 maglie basse. Vedete? 1, 2, nella successiva 3, nella successiva 4. Nella successiva 5, nella successiva 6, nella successiva 7, nella successiva 8, nella successiva 9, nella successiva 10, nella successiva 11 e nella successiva 12. Però questa 12 prendo il filo e lo lascio così perché adesso vado a cambiare il filo, ok? Prendiamo il filo, entriamo e chiudiamo. Solo all'inizio di questo filo facciamo un nodino, solo per questa volta l'inizio, ok? Perché poi dopo ce lo portiamo sempre dietro, perché si lavora con due colori questo, ok? Facciamo un nodino e lo lasciamo così. Ok, adesso noi andiamo a utilizzare il nuovo colore, per cui non utilizziamo più il
il bianco, diciamo, utilizziamo il successivo. Adesso facciamo una catenella, giro il lavoro, però questa volta invece di lavorare prendendo normalmente le maglie, prendo solo una parte della maglia, per cui entro e faccio qui una maglia bassa. Ricominciamo come primo giro, una maglia bassa, ok? Vado nella successiva, faccio una mezza maglietta, così. Nel successivo, aspettate che tiro un po' il filato. Nella successiva faccio una maglietta. Scusate. Successiva maglietta, abbiamo detto. Nella successiva faccio due magliette, una, rientro nello stesso punto, faccio la seconda maglietta. Ok? Adesso nella successiva andiamo a fare una doppia maglietta. Catenella, vedete, sempre così. Entro, esco la 2 e adesso esco la tutte e 3. Ok? E abbiamo fatto una doppia maglietta. Adesso andiamo a fare nella successiva due doppie magliette. Esco la 2, esco la 2, esco la 2. Di nuovo, due volte nello stesso punto, vedete? Una doppia maglietta nello stesso punto. Esco la 2, esco la 2, esco la 2. Ok? Adesso andiamo a fare la tripla maglietta. Nella successiva facciamo una tripla maglietta, esco la 2. Esco la 2 e adesso usciamo da tutti e tre i punti. Nella successiva andiamo a fare due triple magliette. Esco la 2, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Di nuovo, sempre nello stesso punto, vado a fare di nuovo la tripla magliette. Esco la 2, da 2, da 2 e da 2. Vado a fare l'ultima tripla magliette nella catenella successiva. Esco la 2. Esco la 2, esco la 2, esco la 2. E qua, come vedete, non lavoriamo 1, 2, 3, 4 maglie praticamente. Non la, scusate, questa è quella di qua, per cui 1, 2, 3, 4 non vengono mai lavorate, vedete? Bene così. Adesso vado a fare il secondo giro. Una catenella, giro il lavoro e vado a fare tutte le 12 maglie basse. Nella prima maglia bassa 1. Successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nell'ultima maglia bassa entro, prendo il filo e vado a cambiarlo di nuovo con il bianco. Vedete che abbiamo già fatto il nodino, entro e tiro così. Così. Qua lo tiro, perché poi tanto viene stretto. Faccio una catenella e di nuovo ricomincio di nuovo il primo giro, stavolta con il bianco. Per cui entro, sempre nella prima punta, ok, entro, faccio una maglia bassa. Nella successiva una mezza maglietta. Nella successiva maglietta, nella successiva due magliette, 1 e 1, 2. Lo sto facendo vedere di nuovo, ok? Nella successiva una doppia maglietta, esco la 2 e poi esco la 3. Nella successiva faccio due doppie magliette, 1, esco la 2, da 2 e da 2. Di nuovo rientro, nello stesso punto faccio una doppia maglietta, esco la 2. Da 2 e da 2, ok? Adesso andiamo a fare una tripla magliata. Nella successiva una tripla magliata, esco la 2 da 2 e poi tutte e 3, ok? Di nuovo nella successiva faccio due triple magliate, 1, 2 e 2, rientro, nello stesso punto faccio la seconda tripla magliata, ok? Adesso di nuovo vado nella successiva e faccio l'ultima tripla maglietta. Esco la 2, da 2, da 2 e da 2. Come vedete rimangono sempre 1, 2, 3 maglie con questa 4. Vedete? 1, 2, 3, 4. Rimane così. Vedete? Si prosegue sempre così il lavoro. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro, una catenella e andiamo a lavorare tutte le 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e nell'ultimo faccio entro con il filo bianco e poi vado a cambiare con l'altro filo. Vedete? Il bianco lo metto lì qua e rientro con questo qui. Vedete? E stringo il bianco, faccio la catenella e ricomincio di nuovo il primo giro e andiamo avanti così col primo e secondo colore. Vedete? Ricordate che il motivo da fare con lo stesso colore primo e secondo giro e poi di nuovo cambiamo il colore con primo e secondo giro e così via. Ok? A dopo vi dirò quanti petali ho fatto. Io in totale ho fatto, mi dico il bianco 1 2 3 4 5 con l'altro colore 1, 2, 3, 4 e 5, vedete? Adesso andiamo a riunire questa parte qui e vi faccio vedere come. Adesso prendo dove il filo, vado da questa parte qui, lo giriamo così, vado nella prima catenella qui, entro e faccio una maglia bassa, bassissima, scusate. Vado nella successiva qui. In questa parte qui vado qui nella catenella successiva, entro, vedete, si prende una parte della catenella, entro, faccio la maglia bassissima, andiamo di nuovo da questa parte qui, maglia bassa, vedete, entro, vado nella catenella dove c'è il bianco, questa parte qui, entro da tutte e tre, vedete, e faccio una maglia bassissima, di nuovo vado da questa parte qui una, vado da questa parte qui 2, entro e faccio una maglia bassissima di nuovo da una parte 1, poi vado nella seconda parte qui, vedete, qui entro e faccio una maglia bassissima di nuovo, voglio da questa parte qui, poi vado da questa parte qui, entro e faccio una maglia bassissima di nuovo, entro da questa parte 1, vado da qua, vedete, 2, entro, faccio una maglia bassissima, vado di nuovo da questa parte, questa è la penultima, vedete, catenella, entro, faccio una maglia bassissima, vado nell'ultima, faccio uno e poi l'ultima, si prende un pochino ma dovete, ok, uno e uno, due, entro, faccio una maglia bassissima, prendo il filo e lo tiro perché non mi serve più. Ok? Così, vedete come viene? Così. Adesso cosa facciamo? Prendiamo il filo, ok? E vi faccio vedere come dobbiamo ritornare in questa parte qui. Ok, adesso io devo tornare indietro, per cui vado con il filato, ok? Entrando in queste parti qui. Così, questa parte qui, mette, entriamo da qui, ok, perfetto. Adesso faccio tipo un nodino qua perché così non mi si stringe questa parte qui, ok? Devo fare in modo che poi non mi viene, non si stringe questa parte che non interessa. Ok, adesso rientro questa parte qui lago e faccio, ricordatevi che questo è l'inizio, per cui se volete mettete anche un segnapunti per ricordarvi che avete iniziato da qui a passare il filo, ok? Che se no poi non ve lo ricordate. Adesso passiamo il filo così da una parte all'altra, 1, 2, ok, 2, 3, 4, così tutto intorno fino a senza stringere troppo perché poi lo stringiamo dopo, ok?
Prendete bene le parti, che deve venire bene stretto e per bene non si deve sfilare. Così. Perfetto, così, siamo arrivati quasi alla fine, andata, così. Abbiamo fatto l'inizio, ok? Adesso cosa facciamo? Piano piano con la mano stringiamo il nostro lavoro. Vedete? Portate indietro quello che non mi interessa. Ok? Così. Entro da qua, cerco di stringere ancora meglio. Vedete? Stringo bene. Formando così, vedete? Così almeno sono sicura di non. Ok, e noi il fiocco, praticamente il fiore l'abbiamo fatto, abbiamo riunito bene tutti i petali. Adesso faccio un'altra stretta ancora. Ok, così, così, e vado adesso al centro e mettiamo la nostra perlina. Adesso vi faccio vedere. Devo utilizzare una di queste perline che li trovate dovunque. Ok, ne prendo una. Prendo il mio lavoro, entro la perlina, ok, perfetto, e vado a lavorare qui di nuovo. Mettete bene la perlina al centro. Adesso io ho utilizzato questa piccola, però ne farò un'altra con una perlina molto più grande, ok? Perché così si vede bene il lavoro. Adesso rientro di nuovo di qua, rientro di nuovo qui, vedete? Stringo bene la perlina e la vado a nascondere qui il filato, vedete? Così. Naturalmente voi potete utilizzare qualsiasi tipo di perlina che avete, ok? Vedete com'è bella con la perlina così? Adesso vado a stringere bene qui e poi ci ritroviamo qua. Poi io ne ho realizzato un'altra, così potete vedere con la perlina piccolina, vedete, con il lavoro finito, e con la perlina più grande, vedete come viene? È proprio molto bella e carina da poter mettere su una maglia, su una mantellina, dappertutto. Bene, io spero che vi sia piaciuto questo progettino piccolino per poter abbinare su tutto ciò che volete. Io questa qui la vado ad abbinare su una maglia che ho realizzato, ok? Per cui la vedrete su, anche sulla maglia. Bene, detto questo, spero che vi sia piaciuto. Ricordatevi di commentare, ricordatevi sempre di mettere like, di dire tutto ciò che pensate e se desiderate qualche progetto nuovo, basta che mi scrivete, ok? Bene, detto questo, cosa dire di più? Ciao ciao, grazie!